Max Vicari di Catania, Peppe, allora, grande vittoria del Catania finalmente in trasferta e anche con un tuo gol. Il mister ha sottolineato che anche chi è entrato in campo nel secondo tempo lo ha fatto con l'approccio giusto e tu sei riuscito a bucare la rete. Ah, era un gol che aspettavo da tanto, quindi sono contento di aver segnato oggi, ma la cosa più importante oggi era vincere. Quindi noi ogni domenica scendiamo in campo per vincere, perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Poi è indifferente chi faccia gol, poi è normale che a livello personale noi attaccanti viviamo per i gol, quindi sapevamo comunque, siamo consapevoli che è da un po' che non segnavamo noi attaccanti, ma la cosa più importante è che il Catania vinca. No, Peppe, quello che ti volevo chiedere, manca ancora il gol in casa, segni comunque in trasferta, ti manca il gol in casa. Tu stesso come giudichi finora il tuo apporto nel Catania? Ma sicuramente potevo fare molto di più, ma ripeto, non sto qua a fare valutazioni adesso a livello personale. La cosa per me più importante è portare il Catania dove merita di stare. Quindi prima raggiungiamo questo obiettivo e poi a fine anno faremo i conti. Ma la cosa più importante è portare a casa questo campionato. Poi è normale che alla carta mancano i gol, mancano le prestazioni, ma lo sappiamo tutti questo, no? Quindi, però penso che col nuovo anno bisogna continuare a lavorare come ho sempre fatto, quindi non ho né scusanti né nulla, quindi ho sempre lavorato e poi vediamo tra 2 o 3 mesi quanti gol avrò fatto e cosa avrò fatto per il Catania. Tanto l'obiettivo che si avvicina sempre di più, perché se non ci sono stati cambiamenti o gol in extremis, il Lamezia, il Locri, che lo scudo ha pareggiato, E la mezza e vinto. Lamezia, quindi comunque anche oggi si sono presi due punti sulle avversarie. Il Lamezia rimane a più 12, ma il Locri stacca a più 14, quindi per il Canale è un campionato che più si va avanti, più si accorcia. Ma noi dobbiamo fare la rincorsa su noi stessi, quindi non guardiamo le altre squadre. È normale che sappiamo che abbiamo un punteggio molto importante in confronto alle altre, ma ripeto, la corsa la facciamo su noi stessi. Quindi prima portiamo a casa vittoria su vittoria e prima finisce questo campionato, che è la cosa più importante. Giuseppe oggi ha avuto modo di giocare nella posizione ideale, forse non a caso è arrivato proprio il gol e soprattutto è segnato in un momento particolare, nel momento in cui forse la squadra stava subendo un po' anche se mancava poco alla fine. Ma è normale che tante volte capita che ci abbassiamo, ma lo fanno anche le grandi squadre, quindi è normale che ogni tanto c'è anche da soffrire, però penso che poi la partita l'abbiamo sempre tenuta in pugno, poi siamo stati bravi a fare delle ripartenze, il portiere loro ha fatto anche dopo due belle parate, quindi va bene così, ci portiamo a casa questi 3 punti che sono fondamentali su un campo difficile. La posizione di partenza era regolare perché il mister del Sanlucca si è un po' lamentato per un probabile fuorigioco. Ma non, Dal punto sinceramente di non lo vista so, non, di io ero in campo, non ho rivisto nulla, quindi non so se era fuori gioco o no. L'importante è che la palla sia entrata e abbiamo vinto, per il resto non mi interessa.